Ma mi piace il verde. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Benvenuti, grazie per la vostra presenza. Un ringraziamento è doveroso al senatore Ripamonti, che ha organizzato e proposto questa conferenza stampa, dando spazio a Garlenda e al club, il Fiat 500 Club Italia. Lui per impegni in aula difficilmente riuscirà ad essere presente, comunque il ringraziamento è sentito e doveroso. Io volevo fare un'introduzione su Garlenda, per quei pochi che non la conoscessero. Noi rimaniamo all'incirca metà strada tra Genova e Monte Carlo, siamo molto vicini al mare, e Garlenda dagli anni 70 vede uno sviluppo turistico molto interessante grazie al Golf Club. La vicinanza con Alassio dà veramente un impulso e lo rende uno dei primi paesi ad essere frequentato nell'entroterra per un turismo continuo e di vero interesse. Negli anni 80, primi anni 80, l'intuizione di Domenico Romano e qualche altro amico fa partire questa avventura. Una cosa che questo primo raduno ha segnato il passo e ha creato un qualcosa che per noi di Garlenda e dei dintorni è diventato un appuntamento fisso, un appuntamento molto atteso, col quale siamo cresciuti, perché ognuno di noi ha un ricordo particolare durante i raduni, alla ricerca dell'auto per fare il giro, spesso anche di sconosciuti, una volta non era un problema, la gita alle caravelle che già si faceva negli anni 80. È stata una cosa veramente, veramente eccezionale, che ha contribuito a far conoscere il nome di Garlenda in Italia e nel mondo. Insieme al Golf Club sono i nostri due fiori all'occhiello. Dal nostro punto di vista c'è sempre stata molta vicinanza al club, come a tutte le associazioni di Garlenda, per cercare di coinvolgerle il più possibile, per cercare di stimolarle e per cercare di farle collaborare. Infatti il segreto, secondo noi, dei successi, degli eventi che si svolgono a Garlenda è principalmente la collaborazione tra le associazioni, non sempre scontata. Ancora oggi ci troviamo, iniziamo le riunioni già a novembre, per programmare il raduno dell'anno successivo, coinvolgendo tutti i soggetti del paese praticamente, perché la Proloco è coinvolta per l'aspetto enogastronomico, la Bocciofila mette a disposizione il Palasport, la Bocciofila che in quei giorni si apre ai cinquecentisti, e la ciclistica mette a disposizione le proprie aree per il mercato ricambi. Ed è un evento, come dicevo prima, atteso da un anno all'altro e che gratifica moltissimo Garlenda e garlendini e ci dà veramente delle grandi soddisfazioni. Negli ultimi anni abbiamo notato che grazie alla disponibilità del club e la disponibilità dei comuni vicini, l'evento ha abbracciato l'intero comprensorio con escursioni, con visite, e i primi anni si era notata qualche leggera diffidenza, perché soprattutto in realtà piccole pensare di avere 100-200 macchine che ti invadono è preoccupante. Vedendo la serietà di lavoro del club e l'impegno dello staff che lavora tutto l'anno per programmare minuziosamente le escursioni, ora ci rendiamo conto che qualunque proposta che viene fatta dal club viene accettata veramente con entusiasmo dai comuni vicini, e questo ci fa veramente molto piacere. Io lascerei adesso la parola a Alessandro Scarpa, direttore del meeting, e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie. Possiamo sperare ancora di avere il senatore, speriamo. Speriamo, incrociamo le dita. Stanno votando, sarebbe bello avere anche una sua parola. Bene, sì, sono anche presidente onorario, ho ricoperto molti incarichi del club, ma comunque da 12 anni mi interesso direttamente con lo staff, chiaramente, di organizzare il meeting di Garlenda. Quello
prima di parlare del meeting, però, non si può non parlare del Fiat 500 Club Italia, perché sono due cose che sono cresciute assieme. Pensate che il primo meeting è nato per una volontà di un sindaco, che è il Domenico Romano, che è stato menzionato, che purtroppo per impegni non può essere qui, perché doveva essere qua, ed è dopo questo primo meeting che si decise, che fu proposto di fare un club. Ecco che il meeting è più vecchio del club, no? Era stata un'iniziativa del sindaco. E pensate che dopo questa decisione, stiamo parlando degli anni 84, il club ha continuato a crescere, e specialmente negli anni 2000 ha preso una grande dimensione. Vi do due dati. 21.000 soci in tutta Italia e con qualche centinaio di soci agli esteri. 180 fiduciari che sarebbero delegati di zona in Italia. Qui ne abbiamo presenti due, il Piero Rubeo e Fabio Grosso, che rappresentano sia Roma che la Città del Vaticano. E pensate che abbiamo 180 di questi fiduciari. Che cosa creano questi fiduciari? Praticamente noi organizziamo più di 300 eventi all'anno, di cui più di 250 raduni all'anno. Questo significa che domenica scorsa c'era 7 raduni e credo che questa domenica prossima, andate sul sito, lo vedete, saranno 6 o 7 raduni. Col bel tempo aumentano, chiaramente a gennaio un po' di meno. Tutti questi elementi, con l'aggiunta di un museo completamente dedicato alla Fiat 500 storica, a una rivista bimestrale che è giunta al 30° anno di vita, ad un sito web con visite 2000 media quotidiana, a 40.000 amici su Facebook. Qui ormai ci esprimiamo in termini 3-4 anni fa, 5 anni fa, ormai cambiamo, sappiamo che siamo più informati da Facebook che dal giornale, no? Ed ecco che noi ci siamo evoluti. Devo dire che qui abbiamo anche Giraldi, che è molto attivo sia per il sito che per il forum, e lui veramente ne sa molto più di me di questo, e per fortuna ci avvaliamo di persone, assieme a Francesca Caneri, che è ufficio stampa ma è molto dedicata al sito, perché voi sapete che 10 anni fa era la carta stampata, oggi il mondo bisogna seguirlo, di giorno in giorno si evolve. Da 8 anni siamo testimonial di pace dell'UNICEF, abbiamo qui due rappresentanti dell'UNICEF che ringraziamo di essere venuti, e pensate che solo al di là di certi contributi, cioè che si risolve in contributi economici, ma credo che facciamo decine di eventi all'anno, e per cui questo son cose che succedono regolarmente, abbiamo una grande collaborazione. Bene, tutto questo ha contribuito al fatto che in un piccolo paese dell'entroterra ligure c'è il più grande club di modello al mondo, non di Fiat 500, di modello. Non c'è un club più grande del nostro. È 5 anni che guardiamo su Google, non ce l'hanno certificato, però se qualcuno ha delle opinioni contrarie ce lo dica. Io da 5 anni, non c'è un club al mondo, Michigan, California eccetera, sono tutte robe piccole e locali. I 21.000 soci, come ci esprimiamo, non ci risulta che ci sia un club di questa portata, non di 500, club di modello d'auto. A questo punto io direi, Francesca, tanto perché sennò rischio di essere noioso, facciamo vedere una prima presentazione. Il resto non ci importa più di tanto. Noi siamo un popolo così.
around the world. I've searched for you, I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous. Presentiamo il libro sulla 500, la storica super utilitaria, una colorata mappa del mondo dei cinquecentisti che ancora oggi amano viaggiare a bordo della piccola grande auto. Chi l'ha avuta vive nel rimpianto. Dedicato a tutti gli appassionati, e sono tantissimi, della vecchia 500. Per la disperazione dei fotografi. Rappresentano l'Italia nel mondo, no? Bisogna aggiungere un'altra cosa che forse è più importante, ma è anche altrettanto importante perché è stata voluta da voi, quella di essere rappresentanti della solidarietà nel mondo. Scordato.
Allora, ma che cosa ha permesso al Fiat 500 Club di diventare di queste dimensioni? Cioè, vi sarete resi conto che c'è qualcosa lì dietro, c'è una forza. Vi voglio dire, abbiamo 10 persone che lavorano al club. Io sono un volontario. Cos'è che ha permesso questo? La 500 stessa. È la 500 stessa che ha permesso questo. Circolano ancora in Italia 388.500. Abbiamo qui un rappresentante dell'ACI, è un dato ufficiale e che non va giù, perché 5 anni fa era lo stesso, perché uno non la rottama la macchina, al limite la vende. 388.000 è un dato che significa che, visto che le auto in circolazione sono 38 milioni, vuol dire che una su 100 è ancora una 500. E ce ne sono più di 400.000 nel mondo. Il suo design, la dimensione, la sua simpatia l'hanno fatta diventare un'icona, un mito in tutto il mondo. Non passa giorno che non vediamo che c'è una pubblicità sulle 500, c'è qualcuno che si collega alla 500. L'ultima foto, in una boutique, ho visto dei Bermuda con la 500, capite? Molte auto hanno motorizzato l'Italia, ma nessuna ha avuto un successo che si è prolungato fino a oggi. Ha 61 anni dalla nascita e ha 43 anni dalla cessata produzione. Se voi considerate che oggi c'è una ditta che produce tutti gli elementi di carrozzeria della 500, vi sfido al mondo, non c'è macchina al mondo in cui c'è una ditta che a 43 anni dalla cessata produzione produce i pezzi. Questo significa che è un business per loro, perché sono mica dei benefattori, e questo significa che allora ce ne sono tante. E allora, se mi fate la domanda, fra 20 anni ci vediamo, premetto che mi auguro di rivederci tutti fra 20 anni, però voglio dire, io dico di sì, perché il fenomeno va avanti, è chiaro, cioè, questo è un dato di fatto. Allora, a questo proposito di questo mito, l'anno scorso il club ha edito questo libro, è stato presentato l'anno scorso, che analizza, che è un mito italiano, la 500, fenomeno sociale e di costume. Buonasera. Questo libro analizza tutti gli elementi, tutte le sfaccettature che hanno fatto della 500 un mito. Abbiamo qui con noi una coautrice, Francesca Caneri, la dottoressa Francesca Caneri, che proprio per la inviterei a dire due parole sia sul libro sia sulla sua esperienza, anche di quello che è l'ufficio stampa, per cui ha le relazioni con i giornalisti, per cui facciamole dire a caldo cosa sente lei sulla 500. Dimmi. Buongiorno a tutti, piacere di avervi qua, sono contenta di potervi parlare del nostro libro, del club ovviamente, del prossimo meeting. Questo libro è stato bello scriverlo, devo dire, se posso esprimere le emozioni che ho avuto mentre lo realizzavo insieme all'altra autrice, alla Stefania Ponzone, che è anche amica. Ci siamo sbizzarrite a cercare di dar voce a chi la 500 la vive nel quotidiano, con passione, con amicizia e con tutto ciò che significa essere il possessore alla fine di un pezzo di storia. E quindi ci siamo un po' divertite su progetto editoriale di Domenico Romano, che ci ha consigliato di seguire questa strada, di analizzare tutte le sfaccettature di quello che è il fenomeno 500 adesso e di quello che era allora, ovvero quando la 500 è nata. Quindi abbiamo iniziato parlando del periodo storico in cui la 500 fu messa su strada dalla Fiat, e di come perciò questa auto significava all'epoca
un realizzare dei sogni. Noi pensiamo al periodo dell'Italia del dopoguerra e di come le persone avessero un desiderio profondo di cambiamento, di indipendenza e di cambio di stile di vita. E la 500 è stata simbolo di questo. E ancora adesso le persone si sentono molto riconoscenti verso quest'auto che ha dato la possibilità a molte donne di essere indipendenti, a molti giovani di poter in età diciamo giovanile poter già spostarsi, andare a ballare piuttosto che andare in vacanza. Abbiamo raccolto moltissime testimonianze di questo tipo. Abbiamo analizzato anche il fattore tecnico e di design, che è sicuramente una carta vincente della 500, e di come l'ingegner Giacosa, che è il papà, diciamo, di quest'auto, abbia veramente azzeccato il compito che gli era stato affidato da Fiat, ovvero avere un'auto per tutti, alla portata di tutti, ideale per viaggiare nelle nostre strette strade italiane, facile da aggiustare, economica nell'essere prodotta e nell'essere acquistata dalle famiglie. Tant'è che ne sono state prodotte quasi 4 milioni di esemplari e, come diceva Sandro, tuttora ne esistono quasi 400.000 in circolazione, quindi è veramente un fenomeno a tutti gli effetti. Però la cosa principale di quest'auto è che, a differenza di molte auto storiche, non è mai andata in disuso, cioè non ha mai avuto quel periodo in cui è stata messa in un garage in attesa di passare l'età per diventare un'auto di interesse storico. È sempre stata utilizzata, è sempre stata all'interno delle famiglie. Negli anni '80, quando la 500 era ormai fuori produzione da qualche anno, è intervenuta in questa delicata fase di cosa faccio, passo a un'auto più moderna, un'auto con dotazioni più evolute, però mi dispiace abbandonare la 500. Insomma, c'era questo periodo un po' dubbioso in cui è nato in effetti il Fiat 500 Club Italia, e noi riteniamo che abbia avuto un ruolo fondamentale nel dare un nuovo significato a quest'auto, che è passata da essere l'auto di uso quotidiano della famiglia all'auto per il divertimento, quindi l'auto che poteva essere utilizzata nei weekend per fare le gite con gli amici, la scusa per creare delle nuove amicizie. E questo è proprio, amicizia è una parola chiave per il nostro club, è la colla che fa dei cinquecentisti una grande famiglia che portano avanti il mito della 500. Io sono perfettamente d'accordo che tra 20 anni ci troveremo ancora qua con le nostre 500, nessuno le rottama più, questo è veramente un dato di fatto. E non solo, questa macchina, in questa sua evoluzione, questo cambio di destinazione d'uso, se vogliamo, è diventata anche una grandissima rappresentante dell'italianità del mondo. Adesso dico cose che sembrano scontate, però cioè, un oggetto che parli di italianità in accezione così positiva è veramente una cosa unica. Parlare di 500 significa non solo parlare di famiglia, di solidità, di affidabilità, ma è proprio il simbolo del miglior made in Italy. E noi lo notiamo molto anche dai social, adesso grazie a Facebook e tutto, che ci seguono da tutto il mondo e ci ricercano tramite questo amore che si ha per l'Italia, e la 500 arriva automaticamente nei discorsi di tutte queste persone e ci aiuta ad amplificare l'eco di quello che è il valore della 500. E quindi mito a tutti gli effetti. Adesso ho fatto veramente un riassunto di quello che abbiamo voluto dire all'interno del libro. Ci sono molte altre considerazioni da fare, ma vi invito semmai a sfogliarlo, a leggerlo per avere un'idea più precisa di quello che è il sentimento che ci ha guidato nel scrivere questo libro. Sì, allora, qui tutto sommato il tema era il meeting, ora bisogna parlarne, no? Perché ne abbiamo già parlato, ne avete già visti dei pezzi di storie, eccetera, eccetera. E sicuramente un altro elemento che ha fatto grande il club è il meeting internazionale di Garlanda, giunto alla 35esima edizione.
per fare uno stacco, vi facciamo un trailer e poi dopo vi do dei dati di storici e di quello che succede quest'anno. Garlenda, 6, 7, 8 luglio 2018. 35esimo meeting internazionale Fiat 500 Club Italia. Il raduno. Museo. Il mercato dei ricambi. Le conferenze. Le escursioni. Il buon mangiare. Gli eventi serali. E la parata finale. E da quest'anno, aspettando il meeting, 2, 3, 4, 5 luglio 2018, alla scoperta dell'entroterra ligure, nei borghi più belli d'Italia. Festeggeremo insieme il 61esimo compleanno della Fiat 500. Per tutte le informazioni, www.500clubitalia.it. Questo è quello che si vedeva già sul sito da un paio di mesi ed è, come vedete, anche questo ha delle immagini delle edizioni passate e delle edizioni passate in particolar modo, per cui il nostro meeting ha un format abbastanza uguale e i componenti sono tutti diversi, però come struttura è quella. Allora, io vorrei darvi solo come inizio per parlarvi di cosa succede in questo meeting un dato, poi trovi il dato statistico dell'anno scorso, delle partecipazioni. Questi sono stati i partecipanti dell'anno scorso. Come vedete, va bene così. Come vedete, abbiamo avuto 282 equipaggi stranieri. Le nazioni le vedete, dalla Francia 111, pensate un po', dalla Germania, cos'è, 63, l'Olanda 29, pensate che spesso sono anche 30-40 quelle olandesi, e poi dopo da tutti questi paesi. Per quanto riguarda le regioni, quasi tutte le regioni erano presenti all'edizione dell'anno scorso, ed ecco che vi dà un'idea della partecipazione a questo meeting. Tenete presente che Garlenda fa 1290 abitanti e sono arrivate 1204 macchine l'anno scorso, che se moltiplicate per una media di due, che è l'equipaggi, significa
Sera, poi con tutti, noi abbiamo sicuramente dai 3 ai 4 ai 5 mila persone coinvolte con l'affare. Buongiorno. Cosa succederà in particolare? Voi, un altro dato di fatto, tutti i club stranieri calendarizzano il club di Garlanda. E se voi vedete loro in tutto l'anno dicono 6, 7, 8 luglio, no, cioè andate lì. E ci sono veramente pronunciamenti come dire è la Mecca, dovete andarci almeno una volta nella vostra vita, eccetera. Quest'anno avremo come... Allora a questo punto voi avete visto che c'è un libretto che parla abbastanza diffusamente del meeting. Allora, la prima cosa, ogni anno abbiamo una nazione ospite, dal 2010 abbiamo incominciato, c'era l'Olanda, c'era la Francia, c'era i paesi britannici, c'era la Germania, il Belgio, il Lussemburgo, quest'anno le nazioni stanno venendo meno, ci sono gli ungheresi, avremo una delegazione di circa una decina di macchine ungherese. E tra l'altro proprio ieri si stanno preparando per fare anche loro spettacoli, per cui sarà una bella festa. E per cui voglio dire, all'estero il nostro meeting è un riferimento, e pensare che riusciamo a muovere 300 macchine dall'estero, oltre che quelle dell'Italia, io dico che è un bel risultato. Se, come ha già accennato Alessandro Navone, il nostro vice sindaco, noi ci facciamo veramente un lustro di coinvolgere, fare eventi in altri comuni, non solo Garlanda, dove Garlanda è il cuore chiaramente. Per cui noi quest'anno abbiamo coinvolto 12 comuni. Noi avremo eventi alla Aiguella, ad Alassio, ad Albenga, nei paesi interni. E guardate, non ve li menziono tutti, ma li trovate qua. E tra l'altro di questi 12 comuni, 4 sono i borghi più belli d'Italia. Sapete che c'è quell'associazione dei borghi più belli d'Italia, che saranno l'Aiguella, Zuccarello, Castelvecchio di Rocca Barbena e Castelbianco. E andremo in tutti questi 4 borghi, comuni, che sono belli davvero. Per cui sarà anche lì, cioè quello che ci è riconosciuto, che è un'attenzione per il territorio. Grazie a Dio la macchina ha le ruote, per cui bisogna portarla in giro, e allora è chiaro che si invita lì. Però il fatto che quest'anno coinvolgiamo 12 comuni è veramente un dato nuovo per noi, altre volte erano di meno. Ribadisco che il meeting è una grande festa di auto, ma principalmente è un grande ritrovo di amici che si trovano. E tra l'altro chi vive meglio il meeting è chi viene in compagnia, perché francamente, ahimè, io non sono neanche capace di salutare tutti dei 1204 equipaggi, però vedo che chi arriva da solo cerchiamo di assisterlo di più. Però quando arrivano i gruppi di 3, di 4, di 5 macchine, li vedi che si divertono davvero. È un po' questo lo scopo. Vorrei ribadire che noi siamo un club di auto storiche, ma forse il più atipico. E tale il meeting è così, nel senso che molte auto storiche, i meeting sono compassati, giacca e cravatta, vabbè ce l'ho anch'io oggi, però... Voi, chi vive il nostro meeting, vede 50 sfaccettature, come 50 toni di grigio, no? Come se, quel libro, nel senso che c'è 30% di macchine perfette, omologate, ASI, eccetera. C'è 10 che hanno il bar dentro, c'è 10 che hanno l'impianto di alta fedeltà da 2000 watt, ed è una vera kermesse, è un divertimento, per cui trovate di tutto. Non dimentichiamo che noi è di un meeting di 500 e derivate, per cui le gamin, le Fervis Ranger, voi sapete che un altro fenomeno unico nel genere, specialmente allora, è che i carrozzieri avevano fatto tantissime versioni della 500. Assieme alla
berlina e la giardiniera della Fiat, i carrozzieri, che era un fenomeno tipico italiano e unico italiano di Torino e non solo di Torino, anche di Milano eccetera, era questa grande, si sono sbizzarriti i carrozzieri a fare tantissime versioni, e chi viene lì vede dei modelli unici, per dire la Zanzara, non so se la conoscete, e l'anno scorso c'era la Zanzara, che mi pare che sono state fatte due modelli o uno di quello, c'è la Zanzara, tra l'altro una in mano uno svizzero, per cui e che è un modello unico. Allora, per cui sarà una grande festa. Ultimo dato prima di chiudere è che il meeting si è calcolato che ha un indotto, una valenza economica di 1 milione di euro di ricaduta sulla zona. La gente dorme, mangia, si diverte e compra. Per cui è stato fatto un calcolo economico. L'ultimo dato, visto anche l'atmosfera di oggi, è che il meeting non becca un centesimo da nessuna istituzione pubblica. Signori, vi ringrazio. Grazie della partecipazione. Se avete delle richieste, avete delle domande, avete dei chiarimenti, siamo qui apposta. Non solo sul meeting, ma su tutto il... la storia del club, che è una cosa... Adesso io ho visto un signore che è arrivato... dopo avrò piacere... Come dice? Ah, ho capito. E allora sono... Per cui voglio dire, sono a disposizione per ogni chiarimento su questo. Guardate, veramente è un fenomeno, se voi fate un'analisi, non è un fenomeno italiano, è un fenomeno mondiale. La 500 è tutto sommato, per quello che ha fatto il club, ecco che noi ci veniamo dietro, no? Però se voi vedete il numero di macchine, e quante, 43 anni a 43 anni dalla cessata produzione, e tutto quanto abbiamo detto, e si potrebbe andare fino a notte a parlare, è un fenomeno unico e non cessa, lo vedete in qualsiasi momento sui mezzi di comunicazione eccetera. Questo è quanto. Comunque va bene, va bene, grazie. Direi che a questo punto l'invito è venire a trovarci a Garlanda. Numero uno, venire a trovarci a Garlanda. Poi abbiamo previsto un rinfresco al bar Ginger, che non so se lo conoscete, qui dietro, è Piazza Sant'Eustachio. Lo conoscete? È qui dietro. Se venite almeno possiamo informalmente e con la gola bagnata si lavora meglio. Va bene, grazie.